Qualità e grandi classici restano le priorità, eppure gli spettacoli che si alterneranno nel corso dell'anno saranno rivolti soprattutto ad un pubblico giovane. Si sviluppa a partire da presupposti del genere il 2019-2020 del Teatro di Roma Teatro Nazionale. Presso il Teatro Argentina viene illustrato il calendario d'eventi pensato sia per l'Argentina stesso sia per l'India, che entrerà nel vivo da settembre in poi. Il presidente Emanuele Bevilacqua appare soddisfatto in merito al lavoro eseguito dal direttore Giorgio Barberio Corsetti, in carica dal febbraio scorso. Il dialogo, la passione, la voglia di cambiare ma senza dimenticare le radici di questo teatro sono forti. Ci siamo ritrovati su questo, siamo molto contenti. Poi il pubblico giudicherà come al solito. Dopo lo show intitolato Augusto, in programma l'8 ed il 9 settembre, legato alla rassegna Grandi Pianure, all'Argentina si inizierà a fare sul serio dal 23 dello stesso mese con Orestes in Mosul, seguito dalla Rivolta della Dignità e dai Ragazzi di Vita, mentre dal 5 al 17 di novembre Walter Malosti porterà sul palco Se questo è un uomo di Primo Levi. Le parole di Primo Levi sono delle parole incredibilmente attuali, purtroppo, devo dire, perché ci parlano dell'oggi, cosa che mai avrei pensato potesse ancora fare. E l'intolleranza, la violenza a cui assistiamo nella nostra società, insomma, sono descritte, ovviamente lui parla di altre cose, ma in qualche modo il clima è simile, purtroppo. E la cosa interessante è rileggere Primo Levi non nella propria stanzetta, ma rileggerselo, ascoltarlo a gomito con altre persone. Sempre all'Argentina l'inverno sarà scandito da grandi titoli come L'albero di Rodari, Un nemico del popolo, diretto da Massimo Popolizio, produzione che torna a grande richiesta, e Il giardino dei ciliegi di Anton Chekhov, repliche dal 25 febbraio all'8 marzo. Da non sottovalutare quanto proposto all'India, dove si prediligono progetti piuttosto coraggiosi e originali. Il 3 novembre i riflettori accesi su Questo è il tempo, inquietando la grazia di Pierpaolo Pasolini, dal 3 al 5 dicembre Occhi puntati sull'abisso di Davide Nia, mentre Se dicessimo la verità di Giulia Minoli e Chi ha ucciso mio padre andranno in scena rispettivamente ad aprile e a maggio.